Fiume è un coacervo di situazioni, di storie. Fiume fu un evento di volontari e disertori, quindi era gente che andava controcorrente. La donna veramente per la prima volta, si può dire, si ritrova riconosciuti diritti pari rispetto all'uomo. Keller è un pretutto, pre-hippie, pre-68. D'Annunzio ricerca l'eroismo, perché lo ha innato nel suo intimo. L'impresa fiumana è un'impresa eversiva che contesta le metodologie e le logiche dello Stato liberale e del tradizionale modo di fare politica. Il 26 dicembre nel 1920, circa alle 3 del pomeriggio, la cannonata sparata dalla regia nave Andrea Doria entra esattamente da quel punto della finestra. Una cannonata sparata per fare male, proprio in questo luogo, nello studio del comandante, che rimase illeso, morì però un sergente maggiore colpito da una scheggia che probabilmente era destinata ad Annunzio, che poteva toccare ad Annunzio. All'alba del 26 dicembre del 21 le cannonate della corazzata Andrea Doria colpiscono l'ufficio di Gabriele D'Annunzio, il poeta soldato che all'indomani della Grande Guerra ha deciso che Fiume è e deve essere italiana a tutti i costi. L'avventura fiumana dura 15 mesi ed è una vera e propria epopea politica ed esistenziale di cui lui, il Vate, è protagonista assoluto con la sua capacità visionaria e creativa. Artista, condottiero, militare, poeta, romanziere, drammaturgo, D'Annunzio è una figura eccezionale del suo tempo. Incontestato maestro d'eleganza, amatore insaziabile, pioniere dell'aviazione e dell'automobilismo, eroe di guerra, orgoglioso della sua italianità. A Fiume, D'Annunzio trova il modo di tradurre in pratica i suoi ideali estetizzanti e una tribuna per la sua eccezionale capacità oratoria. Ma soprattutto ha modo di sperimentare una forma di Stato assolutamente nuova e inedita. Ma intanto, perché proprio Fiume? Fiume, fino a prima della guerra, è una città molto vivace dal punto di vista economico, ha industria, sul siluriificio, ha diverse realtà industriali di primo ordine. Ma Fiume era il porto, i fiumani erano quindi abituati ad un'economia che nasceva dallo scambio delle merci. Si commerciava con tutto il mondo, i mercantili andavano dappertutto, c'era la fabbrica tabacchi, c'era lo zuccherificio, c'era la fabbrica di cioccolata, c'era la fabbrica di carta, il porto funzionava in maniera impeccabile, difatti ancora oggi la parte vecchia del porto è quella che hanno fatto di durante i tempi dell'Austro-Ungheria, no? La guerra in parte distrugge questa realtà economica, in parte gli austriaci si portano via alcune aziende. Fiume, dopo la Prima Guerra Mondiale, è una città che incomincia a essere in crisi. La formazione dell'individuo fiumano, istriano e dalmata è molto complessa, cioè non si legge solamente con la categoria, il parametro di cultura nazionale ben determinata, no? Proprio perché sono l'intreccio di unioni, di storie diverse anche nelle stesse famiglie. Mia nonna era croata, nata nell'878, è venuta a Fiume in cerca di lavoro a fare la cameriera. Ha incontrato mio nonno che era istriano, faceva il marittimo, si sono sposati
hanno messo su famiglia, i miei sono nati tutti a Fiume. E mia nonna parlava quattro lingue sciolte, italiano, croato, tedesco, ungherese, ed era la media. I fiumani si contraddistinguevano per questo uso del dialetto fiumano, no? Di carattere italiano, che aveva parole dall'ungherese, dal croato, dal tedesco. Tutta la storia di Fiume è un unicum, è uno staterello veramente a sé. Suo malgrado, insomma, la città di Fiume è l'epicentro di tensioni internazionali, di scontri intestini al Regno d'Italia. Il patto di Londra, firmato in segreto con Francia, Inghilterra e Russia, già nell'aprile del 15, prevede che in caso di vittoria l'Italia ottenga i territori di Trento, Bolzano, Trieste, Gorizia, Pola, la Dalmazia, ma non Fiume. La guerra finita, la conferenza di pace di Versailles, l'Italia chiede però anche Fiume, che nel frattempo si è dichiarata italiana e ha chiesto il diritto all'autodeterminazione. Ma il presidente americano Wilson si oppone e a nulla serve che il nostro primo ministro Vittorio Emanuele Orlando e tutta la delegazione italiana per protesta abbandonino il tavolo delle trattative. Per Gabriele D'Annunzio quella dell'Italia è allora una vittoria mutilata. Per lui è finito il tempo della politica e delle trattative. Manifestazioni per Fiume avvengono anche in Italia. Nazionalisti e militari pensano che occorra l'azione per spazzar via le controversie della politica e della diplomazia. D'Annunzio viene contattato da alcuni fiumani nei primi mesi del 19, perché si profila l'ipotesi che D'Annunzio possa fare un'impresa a Fiume, conquistando Fiume e assegnandola all'Italia. D'Annunzio aveva un progetto di una grande impresa aerea, un volo Roma-Tokyo, molto suggestivo, che quindi lo attraeva, però seguiva la situazione fiumana da molto tempo, e ricordiamoci che già dal 1908 lui parlava di amarissimo Adriatico, di sponde d'amate da conquistare. D'Annunzio non è molto lusingato dalla cosa, ma adduce come motivo il fatto di questo volo che lui vuole fare fino a Tokyo. Poi, per qualche motivo, dal punto di vista finanziario, non riesce a trovare il finanziatore, non si fa. Quando c'è la seconda richiesta ad D'Annunzio per Fiume, lui dice di sì. D'Annunzio era a Venezia, alla Casetta Rossa, invitato da questo gruppo di ufficiali insorti, decide di porsi al comando, ma lo decide con un gesto abbastanza bello, se vuoi, ma già di per sé plateale. Lui annuncia di aderire alla marcia su Fiume con un disobbedisco a quello che è l'ordinamento italiano. A Ronchi, Gabriele D'Annunzio prende il comando di un battaglione di granatieri di Sardegna, di altri reparti e di gruppi di ex combattenti. Li chiama legionari. In quel momento lì Fiume si prestava perfettamente a far crescere anche la sua figura di uomo e di condottiero. Sono malato. Ieri ebbi la febbre a 39. Stamani è diminuita, ma parto. È necessario. A Fiume D'Annunzio arriva in auto, una Fiat 501 che precede la colonna dei legionari. I militari ribelli che aderiscono all'impresa diventano legionari. D'Annunzio, il comandante. Partono da Ronchi all'alba del 12 settembre su autocarri dell'esercito, salutati da quei militari che dovrebbero fermarli. Arrivano a Fiume alle 11.30. Le navi e i battaglioni italiani presenti in città con le truppe interalleate si ritirano. Ecco, io sono sicuro che quando lui entrò in Fiume provò questa felicità ossidionale del condottiero rinascimentale che prendeva una città. Quindi voglio dire che c'è sempre la pagina letteraria in D'Annunzio, anche quando è un uomo d'azione purissimo. Le due cose sono assolutamente inscindibili.
L'Italia del primo dopoguerra vive un momento drammatico, una grave crisi economica, una politica debole, scioperi di operai e contadini e poi lo shock di quei reduci che faticano a tornare alla vita normale. È tra i più organizzati e violenti, gli Arditi, che D'Annunzio trova un serbatoio ideale per i suoi legionari. E del resto la popolarità del poeta soldato è enorme, partiti in poche centinaia di uomini, all'arrivo se ne contano più di 2.500. Se insomma quelli che potevano fermarlo prima non hanno voluto fare, adesso non osano farlo. Per la sinistra D'Annunzio è il massimo rappresentante del fanatismo guerrafondaio, ma nell'opinione pubblica il golpe fiumano suscita simpatie e consensi in tutta Italia. D'Annunzio si insedia nel palazzo del pomeriggio finché alle 18 da questo balcone proclama l'annessione di Fiume all'Italia. È uno dei momenti più calorosi, esaltanti di quelle liturgie d'annunziane che contrassegneranno 16 mesi di vita della città quarnerina. Verrebbe da dire, se si studiano i materiali simbolici dell'arditismo e del legionarismo fiumano, che il primo fascismo ha inventato veramente poco. E nel caso della Fiume d'Annunziana sicuramente i due motti, la la la, la 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 e il menefrego furono presi di peso e trasferiti nel repertorio fascista. Eia la la è stato il grido che D'Annunzio ha coniato per i bombardamenti che effettuava sulla città di Pola. È notorio che D'Annunzio ha fatto bombardamenti su Pola, sul Carso, famoso volo su Vienna, dove ha lanciato manifestini tricolori dicendo che gli italiani non lanciano bombe, ma amore. Nel periodo della reggenza accorre a Fiume una massa disorganica di sognatori e idealisti, giovani arrabbiati, in gran parte reduci del conflitto e influenzati dalle idee manifestate dalle avanguardie artistiche. Vanno a formare una comunità il cui scopo è il rovesciamento dell'intero sistema di valori della vecchia Europa. D'Annunzio attira a Fiume un grande numero di giovani che non avevano fatto il militare, non avevano fatto la guerra, ma animati da un grande spirito d'avventura si riversano a Fiume cercando chissà cosa. I militari di Fiume non li vogliono e questi ragazzi si accampano al porto, in una zona di confine verso Susac. Lì svolgono un'attività di controllo. D'Annunzio vede questo fenomeno, incita questi giovani a unirsi alle sue truppe, ai legionari, e addirittura li inserisce nella sua scorta privata. Sono estremamente liberi fra di loro anche nell'assunzione delle divise. Ognuno di loro crea, sceglie, adotta una divisa diversa. L'Ardito è un corpo scelto, addestrato in particolar modo alla guerra corpo a corpo e quindi anche alla lotta con il pugnale. E il pugnale diventa ben presto il simbolo di quei reparti, al punto che diventa uso durante i presentatar, invece di presentare il moschetto, di innalzare il pugnale al cielo. Erano giovani sradicati che non riuscivano, dopo essere stati protagonisti nella Grande Guerra, a tornare in un discorso di normalità. Volevano continuare ad essere protagonisti di qualcosa. C'erano personaggi come Albino Volpi, che sarà pesantemente coinvolto nel delitto Matteotti, ma ce n'erano anche altri di matrice anarchica, individualista, e che diverranno poi antifascisti. La cosa veramente eccezionale è che fra di loro troviamo una donna che si chiamava Margherita Incisa di Camerana, proveniva da Torino e che durante la Grande Guerra era stata un'ex Croce Rossina. Ora immaginiamoci in quale altro luogo, in quale altro punto strategico della storia, noi nel 19 e 20 potremmo trovare una donna graduata, tenente, all'interno di una milizia regolare. Il punto è che qui a Fiume nel 19 si offre a una donna un ruolo assolutamente inedito, sconcertante, che è quello di fare da tenente all'interno di una milizia volontaria. Nella Fiume d'Annunziana vengono creati e sperimentati riti collettivi come la celebrazione degli anniversari, le cerimonie di giuramento, le marce militari, il culto dei caduti e dei martiri.
È una nuova simbologia laica che sostituisce quella religiosa, ma in questi riti ogni regola di comportamento è rovesciata. L'ordine militare si trasforma in disciplina elastica, commenta il futurista Marinetti. La parata diventa spettacolo che coinvolge tutti in esplosione d'allegria collettiva. Fiume, insomma, quasi un'anticipazione mezzo secolo prima di quanto avverrà nella società occidentale con il 1968. Nella città di vita prevale il principio del piacere, il desiderio come criterio di scelta, la concezione dell'esistenza come un susseguirsi di attimi fuggenti, l'assenza di progettualità a tutti coloro che sono convenuti alla festa della rivoluzione. Fiume offre godimenti senza limite, divertimenti, comportamenti disinibiti, privi di moralismo, come in un gigantesco incantesimo collettivo e liberatorio. Il miraggio, la visione, l'aspirazione a una libertà sessuale era certamente uno degli elementi importanti che rendevano Fiume un catalizzatore di tanti uomini del tempo, dei sognatori che vedevano Fiume come una possibilità di diventare una sorta di avamposto di una rivoluzione globale. Beh, la vita sessuale a Fiume è un'anticipazione del 68, come molte altre vicende fiumane. La massima della libertà possibile, la fantasia al potere davvero, e il femminismo in buona parte realizzato. Fiume era una delle poche città dove esisteva il divorzio da un sacco di tempo, per cui non ci si scandalizzava poi tanto, era anche un porto, il che aiuta i traffici, non solo quelli commerciali. Le ragazze erano per molti versi affascinate da questa umanità nuova e diversa. Fra di loro sicuramente anche ragazzi molto giovani che talvolta scappano di casa o dal collegio per riuscire ad accorrere Fiume, che diventa un catalizzatore di spiriti inquieti, dissidenti in qualche modo, trasgressivi e ribelli. Quindi le donne fiumane in qualche modo partecipano attivamente e in molti casi entusiasticamente a questo stravolgimento della loro città. Sicuramente non sono indifferenti, e per molto di loro questa vicenda segnerà davvero un autentico e radicale spartiacque nella loro vita. Ci sarà un prima carta del Carnaro, impresa dall'Annunziana, e un dopo. C'erano anche situazioni di sesso mercificato, quindi c'erano prostitute in abbondanza, c'erano malattie venere, tant'è che il comando di Fiume dovette emanare dei bandi di profilassi. Sicuramente c'era un'idea di amore libero, o comunque più libero rispetto al costume tradizionale, ma probabilmente chi se lo poteva permettere era un livello particolarmente elevato all'interno della struttura d'Annunziana, e certamente non era un sistema valido per tutti. All'avventura di Fiume partecipano molti personaggi già famosi o che lo diventeranno in seguito. Guido Keller, aviatore, eccentrico aristocratico di origine svizzera. Il futuro scrittore Giovanni Comisso, all'epoca giovane volontario della Prima Guerra Mondiale, che raggiunge Fiume con il proprio reparto. Indubbiamente a Fiume si diffondono anche forme di grande libertà sessuale, certamente di carattere omosessuale, ma anche di carattere eterosessuale. E Keller, come Comisso, praticano, hanno relazioni con uomini e con donne, anche con la stessa donna. Comisso è scivolato fuori da qualsiasi ideologia. Accadevano dei fatti che potevano interessarlo, che potevano suscitare in lui una nuova fase di vitalità. Lui era ufficiale del genio. Un personaggio che è la crocevia dell'esperienza fiumana è Guido Keller, un grande aviatore, un amico di Francesco Baracca, un personaggio intrepido, uno spostato. Guido Keller è un personaggio estremamente singolare nel panorama umano che troviamo a Fiume, perché era un singolare mix di guascone, artista, ex aviatore, scultore. Crede nella possibilità di fondare una rivista che è un po' anche una sorta di movimento spirituale, libertario, lo yoga. È un naturista convinto, è un vegetariano,
È l'unico della nuova generazione dei legionari accorsi a Fiume che si permette di dare del tu ad Annunzio. Fa delle imprese clamorose. Quando Nitti a Parlamento è contro Fiume e D'Annunzio, ecco che da Fiume parte con un aereo, vola sopra il Parlamento e butta un vaso da notte per denigrare quello che il Parlamento sta facendo. Poi ritorna, finisce la benzina, atterraggio di fortuna su un albero a San Marino, si salva appunto per miracolo, viene nominato ambasciatore fiumano, poi torna a casa, organizza i banditi uscocchi e vive allo stato brado, vive addirittura su una pianta, c'è cose da non credere. Keller è un pretutto, pre-Ippi, pre-68, quindi un personaggio assolutamente che precorre i tempi dal punto di vista dell'autorappresentazione e della sua parabola biografica del tutto spericolata. Guido Keller era, agli occhi di Comisso, il grande eroe, ma era anche il personaggio apollineo. Era un uomo molto bello, che aveva con degli atteggiamenti molto originali. Qualche volta guidava il suo caccia nudo, e nudo si è fatto fotografare più volte. C'era questo ideale pagano, greco, e era un personaggio che però aveva bisogno di realizzarsi in situazioni estreme come la guerra. Quando la guerra è finita e quando è finita l'avventura fiumana, Guido Keller è caduto in una forma depressiva. Aveva tentato molte avventure, era andato in Sud America, in Turchia, sperava di essere accettato come capo di qualche gruppo bellicistico. Questo non è accaduto ed è morto in un incidente di automobile. Tutti potevano fare quello che volevano. Henry First si travestiva da donna, danzava nei boschi intorno a Fiume con i bersaglieri che gli correvano dietro, eccetera. Omosessuale ed eterosessuale, di fatto si sposerà in tarda età con la scrittrice italiana Orsola Nemi, ma quando compare a Fiume è soprattutto interessante agli occhi di D'Annunzio perché parla tre lingue ed è utilissimo ad Annunzio per poter portare avanti la propaganda anche presso un pubblico americano e comunque europeo e internazionale. D'Annunzio a Fiume ha come amore principale la baccala, ma ci mancherebbe altro. La fedeltà è una categoria a lui del tutto ignota, o meglio, nota ma disprezzata, per cui continua a avere avventure ammiratrici. Dobbiamo pensare che era un grande poeta, era un supereroe, era un uomo a cui piacevano le donne arrivavano a frotte a offrirsi e lui diceva di no solo per gravi motivi estetici. D'Annunzio ha sicuramente molte storie con varie donne. Ne conosciamo alcune, di altre conosciamo soltanto gli pseudonimi. C'era una giovane maestra di Merano, per esempio, ci sono donne altolocate. Certamente quindi la sua condotta è la condotta di un uomo non giovanissimo, più ricordiamo circa 56 anni, ma che è carismatico e affascinante. E proprio come avverrà anche dal 68 in poi, oltre al libero amore, al libero fluire dei desideri, alla ricerca del piacere in tutte le sue forme, anche l'uso delle droghe accompagna la vita di questi avventurieri, non solo per esasperare la sensazione del piacere, ma anche per essere più efficienti durante le azioni di guerra. Della cocaina si parla molto nel mio libro su D'Annunzio perché al Vittoriale era un elemento dominante della vita quotidiana, ma anche a Fiume lo era, così come in certi ambienti della Prima Guerra Mondiale, dove i piloti la prendevano così come gli alpini prendevano il grappino prima di andare all'attacco.
Dobbiamo pensare che la cocaina non era illegale, non lo fu in Italia fino al 1928. D'Annunzio la provò a Fiume o durante la Prima Guerra Mondiale, come molti altri, per essere più operativo. Poi diventò un elemento di festa e, ahimè, di perdizione. Era diffusa particolarmente fra gli arditi, i piloti, Keller, Comisso, la usavano sia per le imprese di guerra sia per la sessualità, che la cocaina garantisce prolungata, anche se magari meno virilmente efficace. Ma l'utilizzo della cocaina, delle anfetamine, partì in effetti su due livelli: da una parte come medicinale, dall'altra parte come eccitante, utilizzato volutamente dai comandi per spingere i soldati, gli arditi in modo particolare, ad azioni di tipo suicida. C'è stato un momento in cui hanno fondato questa rivistina in cui viene dettato un decalogo: abolizione del denaro, istituzione del libero amore, abolizione delle carceri, il divorzio, il voto alle donne, l'abolizione del celibato dei preti, e si indicava l'industrializzazione nel nostro paese nefasta. Volevamo tornare a essere un paese di contadini, di pastori, di poeti. Erano cose che saltavano fuori da quelle menti di ragazzi, erano dei ragazzi. Negli anni, nel 1920, Comisso era un ragazzo, che era anche era un ragazzo. Questi sono dei ragazzi geniali. Siamo sulla scalinata che introduce all'atrio del Palazzo del Governo, un palazzo, come si vede, costruito senza risparmi dal punto di vista del materiale. In questo edificio Leone Kosnitsky definiva uno stabilimento idroterapico che non gli piaceva per l'eccesso di orpelli architettonici, avveniva gran parte della vita politica di Fiume. Nel palazzo non c'erano soltanto l'ufficio e l'abitazione di D'Annunzio o gli uffici dei vari comandi militari, ma anche l'ufficio del capo di gabinetto di governo, il cui accesso era consentito soltanto attraverso l'esibizione di un apposito documento. Le immagini fisse in movimento che illustrano le varie esercitazioni militari a Fiume rappresentano da un lato un'esercitazione e un modo per tenere in addestramento il corpo militare dei legionari e quindi quella macchina bellica che serviva per la difesa ed eventualmente per l'attacco. Dall'altro lato queste esercitazioni girate anche in pellicola da Luca Comerio avevano sicuramente il motivo di far sapere in Italia e all'estero che a Fiume c'era un esercito pronto a rispondere ad eventuali attacchi. D'Annunzio è attentissimo ai riflessi mediatici dell'impresa. Gran parte dei quotidiani italiani, ma anche dei periodici, l'Illustrazione Italiana o lo Sport Illustrato, sono nettamente a favore di D'Annunzio. Altre testate, come ad esempio il Corriere della Sera, non lo sono. Anche se contraddittoria e bersagliata dalle critiche, l'avventura di Fiume suscita grande interesse.
Vi approdano eroi, opportunisti, avventurieri e disperati, giovanissimi sconosciuti e rispettati uomini di cultura. Fra loro futuri gerarchi fascisti, sindacalisti, rivoluzionari, anarchici, ebrei, massoni. Intanto a Roma, a Vittorio Emanuele Orlando, subentra alla guida del governo Francesco Saverio Nitti, che D'Annunzio giudica un politico debole e inutile. Francesco Saverio Nitti è il vecchio politico liberale che rappresenta per D'Annunzio la politica obsoleta che è contraria agli interessi dell'Italia e quindi anche di Fiume. Viene denigrato con un termine immondo, spregiativo, cagoia. Io non credo che l'abbia inventato lui, credo l'abbia piuttosto ripreso da qualche espressione in gergo dialettale fiumana, ma ancora con la capacità di indirizzarla contro questo personaggio che in effetti venne squalificato perché tutti lo conoscevano come cagoia. Ecco che dopo le elezioni politiche del 19 si crea una terra bruciata intorno ad D'Annunzio, non solo da parte di quelle forze politiche che, come abbiamo detto, non gli avevano mai lesinato critiche, ma anche da parte di quelle forze, come ad esempio il movimento fascista, che da prima aveva guardato strumentalmente con simpatia l'impresa d'annunziana. Mussolini lo guarda con simpatia perché si pensa a una politica estera di tipo nazionalista e questo è un importante collante tra i due. È soltanto in un secondo momento che il loro rapporto si intensifica e questo, a mio avviso, è dovuto alla solitudine di D'Annunzio sul piano politico interno e al fatto che sia proprio il quotidiano fascista a dare spazio, quindi a dare visibilità a D'Annunzio e alla impresa fiumana. C'è una grande sottoscrizione lanciata dal popolo d'Italia. Ha un notevole successo, se non che una parte del denaro raccolto viene utilizzata da Mussolini per esigenze editoriali e politiche e soltanto una parte minima arriverà effettivamente alle casse fiumane. D'Annunzio non stimava particolarmente Mussolini, non lo stimò mai. Mussolini diffidava di D'Annunzio. La cosa importante è che D'Annunzio non fu un Giovanni Battista del fascismo, cioè non si allevò il fascismo volontariamente. Il fascismo prese da D'Annunzio riti, miti, modi, il discorso al balcone, l'eia eia, tante cose di apparenza, però D'Annunzio non era intimamente fascista, non lo fu mai. D'Annunzio è al di sopra di destra, sinistra, centro, è al di sopra, lui è un artista, è un guerriero e la politica non la vede come una contesa tra partiti ma come una lotta di ideali. D'Annunzio era un anarchico del pensiero e del comportamento, basare un progetto politico sull'anarchia è da sempre irrealizzabile. D'Annunzio pensava che una volta occupata Fiume, in Italia sarebbe successo il finimondo. Si aspettava che insorgessero a favore di Fiume e contro il governo rinunciatario di Nitti i nazionalisti, i fascisti da poco costituiti. Diciamo che si ricompattasse il vecchio fronte interventista in qualche modo, no? Attorno a questa impresa. Tutto questo non è successo. In più, e incominciato anche l'assedio economico di Nitti, la situazione si mette male. Nitti si rendeva ben conto come l'azione di D'Annunzio rappresentasse una minaccia per la pace sociale all'interno del paese, per l'ordinamento politico, perché l'impresa fiumana stava coagulando tutte quelle forze del massimalismo e della cultura rivoluzionaria italiana ed europea, tanto che qualcuno ha detto che a Fiume ci fu una sorta di enciclopedia, un campionario di tutte le tradizioni rivoluzionarie europee, un po' come fu soltanto prima di Fiume la Comune di Parigi. D'Annunzio deve ricorrere agli uscocchi per poter avere qualcosa da mangiare durante l'anno erotti di esperienza fiumana. Gli uscocchi avevano questa particolare tipologia di azione,
che nasceva nell'ufficio colpi di mano, cioè quell'ufficio particolare, no? Anche questo molto indicativo, della struttura d'Annunziana, dove si fabbricavano documenti falsi e si studiavano le metodologie di azione piratesche di questo tipo. Vanno a cercare nei porti italiani una nave particolarmente sostanziosa, cospicua, di materiale vendibile e di materiale utilizzabile. Dopodiché si sale su questa nave clandestinamente, a un certo punto si impone e si intima al comandante di dirottare la nave su Fiume. Dopodiché la nave viene ripulita e viene riconsegnata. L'esercito legionario era composto da circa 10.000 persone. Se si analizzano i colpi messi a segno dagli scocchi all'inizio del 1919, sono circa una decina di piroscafi e non tutti di grande tonnellaggio. Difficilmente una città di 50.000 abitanti potrà fondare il proprio sostentamento solo su questi colpi di mano. Una cosa interessante è che alcuni di questi colpi di mano furono in gran parte organizzati con l'armatore. Per esempio, dal marzo vengono chiuse le pasticcerie a Fiume, che sono un punto di riferimento ineludibile per i fiumani. D'Annunzio era particolarmente ghiotto di dolci, quindi la chiusura delle pasticcerie determina anche una contrazione dell'attività di feste e di bagordi che si potevano fare a Fiume. D'Annunzio a Fiume rinunciò ai suoi lussi abituali, portò con sé solo un vassoio d'argento dove gettò alcuni cioccolatini. Quindi niente opulenze, niente di tutto questo, perché era al fronte. E quindi fu molto, molto rispettoso, tranne la sua passione per le donne. Fiume, in sostanza, è ostaggio dell'embargo. Vive di aiuti di una parte della borghesia italiana, ma soffre per la mancanza di derrate alimentari. E con il passare dei mesi la situazione si aggrava. A questo punto vengono organizzate delle bande armate sotto il controllo dell'ufficio colpi di mano. Il loro compito è dirottare, sequestrare navi, treni, merci. Per questi moderni corsari del XX secolo, D'Annunzio riesuma il termine di uscocchi, gli antichi profughi balcanici dediti alla pirateria, e li benedice con uno dei suoi motti fulminanti: non avevate predato se non perdonare. Quanto a Marinetti, il padre del futurismo, nei suoi taccuini definisce i volontari fiumani un terzo di piccole canaglie, un terzo di giovani intelligenti italiani decisi a tutto, senza speranza di gloria. La maggior parte di coloro è convinta che questa sia l'ultima impresa garibaldina. Eppure proprio dall'avanguardia futurista, affascinata dall'avventura fiumana, che viene un altro apporto di creatività esistenziale e anticonformismo libertario. Marinetti a Fiume assiste alla realizzazione del suo sogno da parte di quello che ha sempre considerato un nemico. D'Annunzio, che era il modello dell'intellettuale da distruggere, da abbattere, realizza il sogno della fantasia e dell'arte al potere. Marinetti non può, Marinetti cretino fosforescente, come lo definì D'Annunzio, in realtà era un grande rivoluzionario, corre a Fiume, cerca di influenzare D'Annunzio, portarlo dalla sua parte, che è quella della Repubblica contro il monarchico D'Annunzio, che è quello di una rivoluzione immediata, totale, che avrebbe probabilmente distrutto la città e la vita di Fiume, e D'Annunzio saggiamente lo modera e lo aiuta, lo invita ad allontanarsi, dandogli un finto incarico a Milano. La permanenza di Marinetti non è una permanenza lunga, sono sicuramente pochi giorni. Marinetti entra quasi subito in conflitto con i membri del comando di D'Annunzio, che, come i suoi taccuini ci riportano, giudica stolti, ottusi, militaristi e del tutto schiavi delle suggestioni di quel cagliostro di D'Annunzio. Fiume diventa una meta importante per diversi visitatori, ma fin dai primi giorni successivi all'impresa. Arriva il gran maestro della massoneria Domizio Torrigiani, arriva l'illustre clinico bolognese Augusto Murri, il senatore Borletti è sicuramente il meno illustre fra gli illustri.
un trattamento meno frugale fu quello riservato a Guglielmo Marconi, che venne a Fiume, pare, per completare le pratiche di divorzio. Guglielmo Marconi giunge a Fiume. La solidarietà dei patrioti più ardenti sancisce l'evento. Viene accolto ovviamente con tutti gli onori, paragonabili a quelli riservati a un capo di Stato. A Fiume l'arte era anche un modo di affrontare la vita. Fiume era assediata, ma la situazione era molto strana. A Fiume vennero anche degli artisti di prim'ordine a livello internazionale, in particolare Arturo Toscanini, e si portò l'orchestra alla Scala. Il concerto al Teatro Verdi, con una partitura, con anche pezzi modernisti e futuristi da parte dell'orchestra, e un concerto che invece organizzano D'Annunzio e i Legionari in onore della Scala di Toscanini, ed è musica futurista con lanciafiamme, raffiche di mitragliatrice, colpi di pistola, tant'è che resta ferito un orchestrale e distrutti un paio di strumenti. C'è un episodio curioso, quello che riguarda quei frati cappuccini che erano accorsi, calamitati da questo anelito libertario che si respirava a Fiume, e che a Fiume si raccolsero in assemblea per portare avanti quella che loro volevano essere una riforma radicale dell'ordinamento religioso. Chiedevano per esempio la possibilità di sposarsi. E la possibilità di eleggere dal basso gli ordini superiori. Un laboratorio a cielo aperto, una fucina di idee nuove, fantasiose, futuriste, rivoluzionarie, che gli avversari definiscono confuse, utopistiche, anarcoidi. Questa è stata almeno per 15 mesi Fiume, e con la cosiddetta carta del Carnaro D'Annunzio cerca di dare una forma politica a questo esperimento esistenziale, con delle idee addirittura rivoluzionarie per i tempi. 12 agosto 1920. Gabriele D'Annunzio proclama l'indipendenza della città e decide di redigere il nuovo ordinamento dello Stato di Fiume. La Carta del Carnaro è senz'altro figlia dell'impresa di Fiume, rappresenta il suo prodotto per certi versi più originale, ma è anche vero, il 12 settembre del 1919, quando D'Annunzio arriva a Fiume, nessuno poteva immaginarsi una Carta del Carnaro. È di fatto quello che avviene attraverso l'incontro delle due sensibilità, quella di animale politico di Alceste De Ambris e quella di politico poeta di Gabriele D'Annunzio. È un liberista, De Ambris, vuole un autogoverno delle categorie, come allora si diceva, cioè una struttura sindacale che si sovrapponga in qualche modo allo Stato, che sia più importante dello Stato. Ha guidato l'interventismo insieme con Mussolini e con Corridoni. Dopo la guerra non ha un ruolo politico. L'impresa di Fiume sembra che in qualche modo rimetta in gioco la figura di De Ambris. E in effetti De Ambris svolge la parte più rilevante nella reggenza del Carnaro. De Ambris ha un bel progetto, il progetto è quello della rivoluzione in Italia, e quindi non limitarsi a Fiume, ma aprire dei canali affinché insorga l'Italia. Il testo della Carta del Carnaro fin dall'inizio fu considerato un testo scomodo, non catalogabile nelle categorie tradizionali di destra e di sinistra. Questo imbarazzo, che inizialmente fu politico, si tradusse poi negli anni in un imbarazzo storiografico. E poi un'altra ragione è che quel testo rappresenta un campionario eccezionale come solo pochi altri documenti del Novecento riescono a eguagliare. I punti di maggior interesse che ancora oggi sorprendono riguardano la questione del decentramento del potere, poi la questione appunto della parità dei sessi. E nella Carta del Carnaro la donna per la prima volta, si può dire, si ritrova riconosciuti diritti pari rispetto all'uomo, si ritrova a poter votare, a poter lavorare, a poter divorziare e, cosa davvero importante e singolare secondo me, per il suo lavoro le viene anche riconosciuta la possibilità di essere retribuita alla pari con l'uomo. Basta citare che cosa
è scritto nella carta del Carnaro sulla musica, la musica è un'istituzione religiosa e civile. Alla musica viene dato un ruolo quasi di medium, attraverso il quale la figura del duce, come si voleva raffigurare D'Annunzio, diventa medium tra la sfera celeste degli spiriti elevati e la banalità della politica concreta quotidiana. D'Annunzio era sì un nazionalista, però la grande creazione a Fiume è anche quella della Lega dei Poveri Oppressi, come viene definita comunemente, cioè D'Annunzio, insieme ad alcuni intellettuali, crea questo organismo che vuole contrastare la Società delle Nazioni, l'ONU di allora, unendo i popoli in qualche modo sottomessi ad altri e facendone una specie di lega terzomondista di grande avanzamento intellettuale e politico. L'ufficio Relazioni Esteriori intende creare una lega per la liberazione dei popoli oppressi della terra, una sorta di contraltare la Società delle Nazioni, che i nazionalisti liquidano come una nebulosa utopia internazionalistica bolscevizzante. Fiume, del resto, è anche il primo Stato a riconoscere l'Unione Sovietica. E Lenin, da parte sua, considera D'Annunzio l'unico capace di fare la rivoluzione in Italia. All'internazionalismo d'annunziano, tuttavia, non corrisponde un'apertura commerciale con il resto del mondo. Fiume resta isolata dal blocco decretato dal governo italiano. L'economia della città è azzerata, crescono la fame e la malnutrizione, tanto che centinaia di bambini fiumani vengono affidati a famiglie italiane. Intanto la diplomazia internazionale sta preparando un nuovo destino per Fiume e non sarà un destino favorevole a D'Annunzio. 12 novembre 1920. L'Italia firma a Rapallo un trattato con il regno dei Serbi, Croati, Sloveni. Ottiene meno di quanto previsto dagli accordi di Londra del 1915. Fiume diventa Corpus Separatum, un'entità autonoma amministrata da un governo locale con la supervisione della Società delle Nazioni. Dopo i lunghi impasse della conferenza di Parigi si arriva ad un accordo bilaterale e questo accordo all'articolo 4 dispone anche il destino di Fiume attraverso la costituzione di uno Stato libero di Fiume. Per gli annessionisti, per i d'annunziani, il trattato di Rapallo è assolutamente inaccettabile e costituisce un vulnus destinato a contrassegnare uno scontro frontale fra appunto i nazionalisti e le istituzioni. Non c'è possibilità di scambio con l'Italia, non c'è possibilità di scambio con la Jugoslavia e i fiumani fanno la fame. Mi sono sempre chiesto per quale motivo e i fiumani non insorgono contro D'Annunzio, perché D'Annunzio è la causa di questa vicenda. La situazione della popolazione di Fiume cambia nel corso dei mesi, l'occupazione dura 16 mesi, ma ci sono poi nello spirito della città diverse fasi. Sulla fine prevale la stanchezza, prevalgono gli interessi che vedono soprattutto nella Costituzione fiumana, nella Carta del Carnaro, un pericolo, perché è una carta talmente rivoluzionaria che la borghesia industriale in particolare si sente in pericolo. Nel dicembre del 1920, Giolitti, presidente del Consiglio, ordina il ricorso alle armi se i legionari non rispetteranno l'ultimatum fissato alle 18 del 23 dicembre. Le forze in campo sono troppo diverse. L'esercito regolare usa l'artiglieria pesante. La città non sostiene più D'Annunzio, che dopo il Natale di sangue si arrende e dichiara finita la reggenza del Carnaro. Si contano 25 morti tra i legionari e 17 nell'esercito regolare italiano. Le vittime civili sono 5. Dopo l'uscita di scena di D'Annunzio, Fiume non trova pace. E due anni dopo, nel 1924, con un colpo di mano fascista, entra ufficialmente a far parte del Regno d'Italia. Dopo la sconfitta della Seconda Guerra Mondiale,
verrà incorporata nello Stato jugoslavo.